anche le quote rosa, e la quota rosa viene proprio da Potenza, quindi io vorrei ringraziare la fiduciaria di Potenza. Che mi adora particolarmente perché mi chiamo Domenico e sono di Matera. Grazie. Poi vorrei ringraziare un altro raga perché questi qui sono un po' diciamo i vintage della Basilicata, un po' quelli un po' più vecchiotti, però ci sono anche tanti giovani, sì Cinzia, un po' vecchiotta, sì. Dai, sto scherzando, però ci siamo anche noi, siamo giovani, solo anni di più di me. Vorrei ringraziare il coordinatore di Lauria, Raffaele D'Angelo. Un altro grandissimo coordinamento che diciamo, mi ha omaggiato e mi ha insomma, sostenuto in questo raduno è il coordinamento di Locorotondo. Io sto registrando. Fammi pensare un attimo. Fammi pensare prima di. Dunque, noi ci troviamo a Matera. Sì. Il raduno, questo è il secondo raduno, esatto. Meeting, non è vero? Sì. Della 500 Club. Club sì. Italia. Club Italia, esatto. Allora. Il presidente. Il presidente. Fiduciario. Di Matera. Perfetto. È in tutta la Basilicata? No. No. Di Matera. Io te lo dirò che
Bene, come è andata la festa? Oh, sicuramente molto bene, non mi aspettavo insomma un'affluenza così molto alta, però sicuramente è dovuto dei legami che negli anni sono riuscito a coltivare anche con gli appassionati della 500 in tutto il sud Italia, ma sicuramente anche dalla bellezza naturale della città in cui mi trovo, ecco, a vivere e a svolgere questo ruolo di fiduciario del Fiat 500 Club Italia. Ci sono stati quest'oggi, 27 settembre 2015, ben 96 autovetture, pochissime auto non 500 e tutto il resto insomma erano Fiat 500 immatricolate dal 57 al 75. C'erano autovetture di spicco, c'era una Vignale Gamine bellissima. E poi c'erano due coccinelle, Fiat 500 coccinelle, molto rare e tra gli appassionati molto ricercate. Poi chiaramente c'erano i soliti e classici modelli F, L, R, peccato c'erano pochissime D. Comunque è stata lo stesso una bellissima festa. Abbiamo condiviso insieme con gli amici del sud Italia e anche amici un po' lontani da Matera, poiché sono venuti anche una delegazione napoletana qui di Positano a omaggiarmi insomma di questo evento che ho voluto fortemente e ho realizzato. Perfetto, io ho fatto le riprese di tutta la città. Perfetto. È stato molto bello conoscere i sassi che io non li avevo visti ancora ed oggi è stata una cosa bellissima, l'ho ripreso tutto e metterò su YouTube. Grazie, vi ringrazio. Questo è un omaggio. Grazie. Sono musiche degli anni 60-70. Grazie tante. Grazie tante, davvero molto gentile. Ciao. Buonasera, grazie. Ciao. Grazie signora. Devo andare oltre. Proseguo. Va bene? Grazie. È buono come io? Va benissimo. Fate voi, è a vostro.